Ambulanze, polizia municipale, vigili del fuoco e protezione civile, mobilitazione a Rivergaro per un cadavere affiorato dal fiume Trebbia. Una morte avvolta nel mistero, ma solo nella finzione. Si trattava infatti dell'ultimo ciak del film thriller Saturnales, diretto dal regista Giampaolo Saccomano. Le riprese si sono concluse nei giorni scorsi, dopo 4 mesi di intensi lavori che hanno interessato la provincia di Piacenza e alcuni luoghi d'arte della città. Il regista spiega la sua passione per la Val Trebbia. La Val Trebbia probabilmente ci sono dei segreti nascosti che vanno portati alla luce, vanno fatti affiorare. Io ho cercato di dare un'impronta un po' dark ad ambienti che magari non lo sono direttamente, non so se ci sono riuscito, ma sostanzialmente l'abbiamo fatto per divertirvi e per appassionarvi e per farvi apprezzare le bellezze di questo posto. Saturnales racconta una storia a tinte forti che si ispira al giallo italiano degli anni 70 ed è ambientata in un'accademia d'arte piacentina. La trama prende spunto dal furto di un dipinto di Francisco Goya che porta ad alcuni misteriosi delitti, traffici d'arte a tinte fosche che si intrecciano con le storie di numerosi personaggi. Ma è l'ultimo ciak di questa lunga produzione che è iniziata nel mese di fine gennaio praticamente, con il casting grazie a For Cinema. Abbiamo iniziato questo casting al Centro Congressi Galileo e abbiamo avuto la fortuna di avere tanti ragazzi molto giovani vicino a noi. Io sono Mary Scaramella e interpreto il ruolo di una studentessa che seguirà qualche guaio per aiutare un'amica in difficoltà. Non spoilerò altro, no, e avrà l'aiuto di un poliziotto che è interpretato da Antonino Patti, il protagonista maschile. Interpreto Nino Fusco nel film, appunto sono un agente di polizia che per aiutare la protagonista si mette anche lui nei guai. Poi scoprirete che c'è anche un intreccio, un po' di sentimento tra me e lei, comunque poi scoprirete durante il film tutte le vicende. L'uscita del film è prevista per la notte più paurosa dell'anno, Halloween.